era molto attesa questa yoga class, perché è tornato l'uomo camion. Ieri eravamo di turno, avete visto, c'ho la maglia ispirata, perché il nostro yoga, come dicono le ragazze, dovevo fare una cosa che fanno quelle che fanno, che faccia che ho, che capelli, fanno così prima, no, perché si pettinano davanti al corpo, che faccia che ho, il mio yoga, mi chiedete, tutti mi chiedete, che nessuno glielo chiede, però mi scrivete che yoga è quello che insegna, che lei, che tu insegni, il nostro è uno yoga, è vero uomo camion, è uno yoga misto, è un mix, è più mistico, esatto, è un misto fra pilates, bocce, anche lancio del giavellotto, cioè facciamo un po' un mix, un po' di stecca di biliardo, esatto. Vai in cabadana, la cabadana sapete è una delle posizioni classiche dello yoga, è comunque uno yoga che si connette con l'universo, solleviamolo, solleva l'universo, solleva il sole, sì, i polsi sono importanti, i polsi, i po' dicono che sono importanti i polsi, ma che cazzo, cioè, bene, allora, uomo camion, sì? Ascolta il tuo corpo, sì, perfetto, lo senti? Lo senti? Senti che roba? Cosa esce? Esce... Del... ho già mangiato da un po'. No, ma l'energia. Deve tanta energia. Ecco, perfetto, tanto. Esce l'energia. L'energia esce. Esatto. Senti. Cosa fai tu per i dolori mestruali? Mestruali? Sì. Prendo le pastiglie. Chiedono anche questa cosa, no? Gli insegnanti di yoga. Dolori mestruali, prendo pastiglie e poi anche polpettone. Ok. Ok. Dammi i contenuti. Così? Cioè, ci vogliono dei contenuti in queste dirette. Ah, cioè vuoi gli ingredienti? I contenuti. Contenuti? Ah beh, siamo contenuti. Siamo contenuti, perfetto. Nei contenuti? Ascolta questa community. Ti piace questa communities? Moltissimo la communities. È perfetta. Allora, è lo yoga anche dello smart working? Smart working, sì. Che ho imparato oggi che in Inghilterra non lo dicono, lo diciamo noi, l'avrà inventato qualcuno di Milano. Comunque, smart working, in Inghilterra non lo dicono, lo diciamo noi, per fare gli sboroni. Smart working. Smart working? Yeah. Uomo camion, vai in chakra. In chakra? Cioè, chakra vuol dire parlare, chakra. Esatto, vai in Nakata. Basta. Alzo. E abbasso. Lockdown. Come back. Perfetto. Marzo. Esatto. Hai salutato Marzo che se n'è andato? Sì, e ho salutato anche Aprile che è arrivato. E hai dato il benvenuto ad Aprile. Benvenuto, gli ho fatto praticamente un virtual tappeto di rose. Oggi sei l'uomo camion, oggi è mistico da morire, eh? È mistico. Dormi di notte? Questo lo chiedono nello yoga. Sì, dormo. A spezzoni, dormo. E in quegli spezzoni? Quando ti svegli, mediti? Medito e poi faccio yoga. Che suono fai quando mediti? Suono il flauto. No, ma che suono anche con la bocca? E metto
tipo suoni sibillini. Sibillini. L'om lo fai l'om di notte verso le 3, le 4? Anche om, sì, comunque om sì, sibillando. Proviamolo. Con sibillo, sibillo. Non si sente niente. Mi viene meglio di notte la sibillo. Allora, questa diretta di yoga non ci permette di fare dei grandi movimenti, perché io ti direi adesso alza una gamba, ma tu la posso alzarla. E come fai? In mutande la alzo. Vediamo. Ma certo, ma basta dirlo, ma alzo in mutande. È in mutande l'uomo cambio, ne clamorò. No, risiediti, mettiti a sedere. No. Ecco, ha alzato la gamba. No, va bene. Ma perché mi viene meglio mutande? Lo yoga in mutande dell'uomo cambio è il look, diciamo, l'outfit. Qual è il tuo outfit? Outfit? Quello con il maggiore. Outfit maggiore. Esatto, bene. Allora, a questo punto è importante che la diretta di yoga sfumi, quindi tolgo la musica e dico grazie a tutte le ragazze che ci hanno seguito e che ci scrivono e che chiedono notizie dell'uomo camion, mie, di altre lezioni, domani bocce e poi insegneremo anche, perché insegnano tutte queste qui, no? Domani insegniamo anche scherma, bravo, scherma. Però io voglio dire, attenzione, che questa diretta è molto importante, quasi storica. Sono serio adesso. Di solito si pensa che gli uomini camion siano dei ruvidi. Sei un ruvido tu? No, quasi. Ecco. Allora, invece, gli uomini camion poi non sono solo quelli che hanno il calendario di Pamela Prati o di Carmen Russo sul camion. Te l'avevi? Sì, avevo un'altra, ma comunque sì. Chi avevi? Chi avevi? La risata dell'uomo. Moana Pozzi aveva, perfetto. Allora, però, l'uomo camion non è solo questo. Ha chiesto qualcuno, Ivano Mazzacurati, mutanda o perizoma? No, mutanda regolare, vecchia tradizionale. Perfetto, sentite la risata che arriva l'energia dell'uomo camion nelle vostre case. Allora, l'uomo camion oggi ha deciso, me l'ha detto prima, di donarvi una pagina alta, cioè... Un perlone, perché basta con questa diceria che gli uomini camion sono dei ruvidi che fanno dei rutti o fanno dei... No, lui non rutta. No, non rutta. Lui oggi ha scelto un brano, siccome tutti scelgono dei brani che ci dedicano e leggono, l'uomo camion ha scelto una cosa da dedicarvi. Glielo andiamo a chiedere. Che cosa hai scelto, uomo camion? L'infinito. L'infinito di chi? Questo non lo so. Ma come? Non lo so, l'infinito di Leopardi! Leopardi! Allora, non facciamo i fratelli De Regge. Allora. Sono un po' in trans, hai vinto per quello? Sei in? Trans per lo yoga! Trans per lo yoga! Attenzione, andiamo con la lettura, attenzione, dell'infinito di Leopardi. Siamo alti oggi, molto alti. Dell'uomo camion faccio partire una musica perché è importante. Questa non va bene. Cosa ridi? Aspetta un attimo. Aspetta quando ti dico. Aspetta. Prepariamoci alla lettura. Vado? Prego! Leggi piano, con calma! Non devi ridere, è serissimo, Leopardi era tristissimo quando lo faceva!
sei? Sempre calvo. Mi fu questo erbo colle. Riposo. Pausa. E questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Pausa. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi profondissima quiete, io nel pensiero mi fingo. Pausa. Stai concentrato. Aspetta, aspetta, ti do io il via, ti do io il via. Ove per poco il cor non si spaura. No, un momento. Ove per poco il cor non si spaura. Non si spaura. Metti gli accenti giusti. Allora, ove, ove. Noi uomini chiavi abbiamo qualche piccolo inghippo. È una licenza poetica. Eh sì, esatto. Diciamo che abbiamo... Allora, ritorna da ove. Da ove? Sì. Aspetta. Ove per poco il cor non si spaura. Non si spaura. Non si spaura. Pausa. Ma e come il vento odo stormir tra queste piante. Pausa. Pausa, lo decido io la pausa, non lo devi dire te. Te la dico io la pausa. Pausa. Quando faccio la pausa, aspetta qualche secondo. Ritorna da capo lì, da dove, dalla prima riga lì. Odo stormir tra queste piante, io quell'infinito silenzio a questa voce vo comprando. Ma comparando! Comparando! Pausa! Pausa! Avanti! L'eterno! No, attenzione, questa la devi fare, che è il grande finale! Allora devi farla proprio bella. Tipo quando una banda in piazza suonare. Cioè, è proprio, mi sovvien l'eterno, apri le vocali, fallo bene, vai in Kamasutra. E una volta stagioni. No, aspetta. Vai, e mi sovvien. E mi sovvien l'eterno, e la morte stagioni. No, più, aspetta, più lento. Leggi la lenta. E mi sovvien l'eterno. Pausa. La morte stagioni. Sì. E la presente è viva e il suono di lei. Pausissima. Issima. Te lo dico io quando devi cominciare. Non mi muovo. Così, tra questa immensità, s'annega il pensier mio. E il naufragar me dolce in questo mare. Bello, rifalla meglio. Proprio scandendola, e il naufragarme dolce in questo mare. Aspetta, vai. Dolce in questo mare. No, no, aspetta, di nuovo l'ultima, ancora bella. E il naufragarme dolce in questo mare. E io adesso me ne vado a... E poi dico un altro giorno. Se ne va l'uomo camion. Guardate, va via dopo aver letto l'infinito. Arrivederci, era in cucina, è in mutande. Allora, chiudi la porta, non vogliamo vedere. Abbiamo letto l'infinito di Leopardi, quindi momento altissimo con l'uomo camion, che adesso è andato a raccogliersi i suoi pensieri dopo questa grande lettura. Ci sentiamo tutti più sollevati. Che faccia? Grazie della giornata. Domani non so se torneremo, ma sappiate che l'uomo camion è con voi e con un livello di cultura assolutamente elevato. Non aveva dietro la libreria come hanno tutti quando leggono, ma aveva la cucina. Qua ci sono delle nature morte. Sono le 4:10. Che sia lieto il vostro naufragare in questo infinito uomo camion. Qualcuno scrive, qualcuno dice torna qua l'uomo camion è partito per il suo viaggio. Vedo i messaggi che se ne vanno, e allora anche noi andiamo in Kamabatra e diciamo: andate a fare uno squasso di pugnetti.